Residui delle tossine della scorsa stagione fino al 42esimo, con qualche ripartenza incassata e difficoltà a sbloccare il risultato. Poi estro, qualità e una gara in discesa. Debutto casalingo in campionato con 4 reti per il Bari, che ha imposto al Monterosi la legge del San Nicola. È un inizio, è un altro mattoncino che buttiamo nella costruzione della nostra casa, però questo non toglie che dobbiamo migliorare, perché dobbiamo portare in condizione quelli che sono arrivati più tardi, dobbiamo cercare di sfruttare ancora di più la qualità che abbiamo, perché ne abbiamo tanta, però accontentiamoci di questa vittoria, godiamo di questa vittoria e guardiamo subito avanti. Tre le novità di formazione scelte da Mignani: Terranova in difesa, Botta sulla tre quarti e che dire in avanti. Tra i tanti acquisti estivi è stato l'unico reduce dalla Serie D in campo, dal primo a sbloccare i giochi, Capitan di Cesare, bravo a spingere in rete, un invito da destra di Maita. Con il Monterosi disunito dopo lo svantaggio, sono venute fuori le doti tecniche e la panchina lunga del Bari. Del Rico ha offerto l'assist per il 2-0 a un instancabile che dira al primo centro in biancorosso. È stata un'emozione unica e bellissima. Fare gol è sempre, per aiutare poi la squadra a vincere, sempre una cosa molto bella. E niente, siamo felici appunto della vittoria che ci dà morale e entusiasmo per continuare il nostro cammino nel migliore dei modi. Ha convinto l'ex attaccante del Mantova, arrivato via Parma. Gol, movimento e la sensazione di aver già fatto breccia nel cuore dei tifosi. Non siamo due vere e prime punte boe, cerchiamo di non dare punti di riferimento appunto per mettere in difficoltà le difese avversarie, e vista la partita di oggi l'abbiamo fatto molto bene, perché quando io attaccavo la profondità lui veniva incontro, quindi aveva lo spazio per fare la giocata, quando lui andava in profondità io venivo incontro, avevo più spazio. No, mi sono trovato molto bene e sono molto felice di questo. Del Rico, assoluto protagonista, si è procurato il calcio di rigore trasformato in rete da Mirko Antenucci. Il poker di Simeri, ancora dal dischetto, dopo un fallo di Mbendé su Scavone, ha messo il punto esclamativo sulla prima vittoria dell'era Mignani, condita anche da altri esordi di rilievo e recuperi importanti. Alla prima voce risponde Di Gennaro, alla seconda Celiento e Marras, inseriti a gara in corso dopo un'estate complicata. Ci ho pensato tanto, perché comunque lui ha fatto 3 allenamenti con noi solo con la squadra, e prima si allenava da solo, però il ritmo della partita si era abbassata, avevamo bisogno di gestire la palla. Lui sicuramente in queste cose è un maestro, quindi ho pensato di fargli fare una ventina di minuti. Prossima tappa Potenza, dove il Bari sfiderà domenica sera il Picerno, squadra che non ha ancora incassato reti in campionato. Obiettivo: ritrovare una vittoria in trasferta che manca dallo scorso 3 aprile sul campo della Vibonese. La cosa più sbagliata che possiamo fare in questo momento è esaltarci, credere di aver risolto i nostri problemi. Noi siamo ancora un cantiere, stiamo crescendo, e quindi testa bassa.